facciamo il sondaggio della MotoGP insieme, perché voi dovete vedere che razza di domande che hanno fatto alla gente. The Talking Helmet. Dorna lo sta spingendo assiduamente da ormai qualche settimana, perché dicono che aiuterà a modellare il futuro della MotoGP. Questo ovviamente è tutto da vedere. Comunque il sondaggio è lo stesso, quasi identico a quello fatto dalla Formula 1, ed è stato fatto dalla stessa gente, la stessa organizzazione. La Formula 1 lo fa da diversi anni e basta guardare il report dell'ultimo per capire che la stragrande maggioranza della roba dentro al sondaggio serve solo a chi il sondaggio l'ha commissionato, per guardarsi allo specchio e leccarsi perché sono belli, oppure internamente a livello di raccolta dati e nient'altro. Però c'è anche della roba sostanziale, perché Dorna non ha solo copiato l'idea del sondaggio e il sondaggio stesso, sta anche chiedendo a noi il parere riguardo altre cose da copiare alla Formula 1 eventualmente, e quindi noi gli rispondiamo. Ah, io non sono un attivista, quindi il video serve solo a farvi sbirciare il mio approccio alle varie questioni e semmai a sensibilizzare, ma non è un invito a rispondere uguale a me. Di risposte giuste o sbagliate nel sondaggio non ce ne sono, perché a grandi linee è roba personale. Parte con vabbè, paese, età, qui e là, lettere, testamento e ciao. Quanto sei interessato a seguire la MotoGP? MotoGP, Moto2 e Moto3 estremamente interessato, questa ciao. E tutto quello che riguarda i ragazzini pre-mondiale direi un 3 personalmente. Poi quale tra le seguenti frasi ti descrive meglio? La MotoGP è il mio sport preferito, dello sport che seguo più da vicino. Sicuramente sì. Quali altri sport? Moto / Supercross, perché addirittura non meritavano neanche due caselle separate. C'è una casella per il TT, non ce n'è una per la Dakar, per esempio, però ci sono 1000 campionati automobilistici. E voi mi direte, chiaro, perché le auto sono più viste delle moto. E siamo tutti d'accordo, però la MotoGP sono delle moto. E a me sembrerebbe rilevante sapere il mio pubblico quale e quante moto guarda, piuttosto che quante macchine guarda, ma vabbè. Quali tra i seguenti eventi e gare sportive segui attivamente? Tennis, golf, niente. Da quanto tempo segui la MotoGP? Più di 15 anni. Quante gare di MotoGP riesci a seguire? Più di 15 gare all'anno. Durante il classico fine settimana da MotoGP cosa segui tra questi? Allora, gare, qualifiche, prove libere, warm-up in diretta frequentemente, highlights di gare e qualifiche raramente o mai, perché riguardo gare 15 volte, analisi e reazioni post-qualifiche, programmi di approfondimento post-gara, anteprima pre-gara, conferenze stampa frequentemente e altro frequentemente. Come segui la MotoGP durante un weekend di gara? TV e stampa specializzata frequentemente, stampa generalista deve bruciare, canali ufficiali, video pass, social media frequentemente, blog, forum e radio mai. Quali social? Instagram, Twitter e YouTube. Al di fuori del weekend di gara è tutto uguale a prima. MotoGP Unlimited, ho iniziato a guardarlo ma mi sono fermato. Qui è ta. Preferito desktop. Poi qui arriva il succo, ragazzi. Quanto è importante il seguente contenuto per te come fan della MotoGP in futuro? Gare in diretta. Cioè, che succede se tutti mettono non importante? Leviamo le dirette perché ce lo chiedono i fan? Io non lo so, boh. Vabbè, comunque, qualsiasi turno è molto importante. Gli highlights 3. Copertura completa delle gare registrate, molto importante. E idem gli approfondimenti. Poi, programmi pre, post gara, conferenze stampa. Rooms virtuali in cui si interagisce con altri fan. Questa si risponde da sola. Parte della copertura della MotoGP è passata alla Pay TV negli ultimi anni. Quanto ciò ha influito sulle tue abitudini? E qui, ragazzi, per quanto controverso sia l'argomento, da quando si paga se ne guarda molta di più, perché ce n'è di più. Su questo c'è poco da fare, cioè è la domanda che è paracula. E infatti subito dopo, in che modo ha influito la Pay TV? Qui si potrebbe usare più di una risposta. Comunque guardo molta più MotoGP adesso perché è aumentata la copertura online. Quando guardi una gara, quanta ne guardi di solito? La domanda è pericolosissima, perché mi chiedo, che succede se 10.000 persone rispondono che guardano solo la partenza? Li fermiamo ogni due giri e li facciamo ripartire da capo 100 volte? Oppure facciamo una gara al giorno per 3 giorni, ma più corta? E ho esagerato di proposito per esasperare il concetto e renderlo chiaro, ma chiedo veramente, ragazzi, a che livello di vandalismo è pronta ad arrivare Dorna per soddisfare questi importantissimi fans? La domanda è cruciale. Comunque, se qualcuno guarda solo la partenza e l'arrivo, sarà mica che non gli piacciono le gare di moto? C'è altro da guardare volendo, eh? Però Dorna vuole sapere, e a giudicare dal livello di merda raggiunto dalle cose che sono popolari, per definizione, la possibile risposta a questa domanda mi fa venire un mezzo brividino.
Qui l'appello ad Horna è: copiate dal calcio o dal tennis o dalla pallavolo. Cioè, il gioco di base è sempre stato quello e quello rimane. Comunque, l'intera gara, comprese le preview e le analisi post-gara. Quante gare dal vivo negli ultimi 5 anni? 3 in casa, 1 fuori. Quali? Mugello, Silverstone. Quali gare consideri essenziali? Prima di tutto il Mugello, perché è un posto meraviglioso, e poi assolutamente le piste da moto. Altro discorso che andrebbe affrontato con calma, ma comunque, Assen e Phillip Island intanto, Portimao sicuramente e poi anche Brno. Misano non ce la metto perché tanto non credo sia a rischio, anzi è più a rischio il Mugello. Quante gare mi sembrano giuste? 19-21 perché già siamo al limite e anzi i piloti non vogliono altre gare, quindi è giusto così. Altri paesi in cui vorresti vedere una gara della MotoGP? Domanda stupida secondo me, però per non rispondere nessuno dico sicuramente Brasile. Prezzi per la tribuna principale: inizierebbe ad essere costoso 110, troppo costoso 160, ragionevole 95, buon acquisto 85. Importanza di ciascuna delle seguenti caratteristiche per farmi decidere ad andare ad una gara: buone posizioni sicuramente, aree coperte 3, parcheggio 3, visitare la pit lane molto importante, tour del paddock idem, sessione autografi direi 1 per me perché sinceramente non me ne sbatte minimamente, ma è una cosa importantissima soprattutto per i ragazzini, quindi metto 5. Alloggio 3, opportunità per una vacanza 1, ma va in vacanza se diventa in vacanza, e poi il resto è fuffa. Adesso, sono un tifoso di un team, sono un tifoso di un pilota, tifo per i piloti, sono imparziale verso tutti. Allora, domanda demenziale perché le simpatie e le antipatie ci stanno, fanno parte della vita oltre che delle gare, però io la penso così: se accendi la televisione e invece di apprezzare lo sviluppo della gara ti metti a sperare che uno arrivi prima di un altro, un giorno magari esulti, un giorno magari piangi, ma tutti i giorni, senza dubbio, ti sei perso qualcosa. Comunque la risposta meno melensa è: sono imparziale verso tutti. Adesso addirittura team preferiti. Questa non meriterebbe neanche un commento, perché tifosi di team nelle moto. Ciao, io tifo il team Pramac. Ah, piacere, io tifo il team RNF. Cambia spacciatore. Però purtroppo, ragazzi, chi ha fatto il sondaggio non conosce minimamente l'argomento. O conosce solo la Formula 1. Questo è il problema. Al massimo c'è qualche ducatista sfegatato ancora, perché esistono anche qualche yamachista della vecchia guardia, ma quelli sono fedeli al marchio, semmai, non al team. Quindi comunque a che serve la domanda? Serve poi che nel report scrivono una pagina in più dicendo che il team McLaren, per esempio, è il team più popolare in Formula 1. Popolare in che senso? Boh. Le stronzate social, immagino, non può essere altro. Quindi, wow, hai vinto un premio social, cioè un cazzo di niente, complimenti. Anche quello dei piloti la salto perché non saprei minimamente cosa rispondere. La MotoGP è l'apice del motorsport. Assolutamente generica e inutile, comunque 5 perché una MotoGP in forma è sicuramente degna di quel titolo, nella mia testa. La MotoGP mette in mostra i piloti migliori, 5. La MotoGP ha bisogno di attrarre nuovi fan, nessuna opinione. Perché il motociclismo è una nicchia. I fan devono avvicinarsi allo sport se interessati. Non è lo sport a doversi prostrare, secondo me. La MotoGP è migliore ora rispetto a 5 anni fa. 5 anni fa significa 2017, secondo anno di Michelin dopo il ritorno. Quindi, per carità, meglio adesso, pur avendo un milione di critiche da fare. 4. La MotoGP dovrebbe promuovere tutto il motorsport, non solo se stessa. Fortemente in disaccordo, pensasse per sé. Le iniziative sulla sicurezza della MotoGP portano benefici agli utenti della strada? 5. Basta pensare a caschi e tute. La MotoGP ha il giusto bilanciamento tra sport e spettacolo? 4. Si potrebbe fare di meglio sul concetto di sport, ma sì. Gli interessi economici attorno alla MotoGP sono diventati troppo importanti. Né d'accordo né in disaccordo, visto che gli interessi ci saranno sempre, perché senza non esisterebbe la MotoGP. La MotoGP è la categoria più interessante del motorsport. 4 o 5. La MotoGP è la categoria più imprevedibile del motorsport in termini di chi vince ogni gara. Allora, già il fatto che questa sia una domanda fa venire le convulsioni, perché uno dice: mi stai per caso dicendo che potresti controllare questa variabile, Dorna? E quindi rispondo 6, nessuna opinione, e se la prendono in saccoccia. L'ultima, nessuna opinione. Adesso arriva uno dei passaggi fondamentali. Quanto sono importanti ognuna delle seguenti cose nel determinare il tuo livello di interesse verso l'appeal generale della MotoGP? Sentite che roba, eh? Tanti sorpassi e azione in pista, sicuramente molto importante. Avere incidenti spettacolari, questa è un'altra cosa demenziale e mi rifiuto di rispondere. Avere tecnologie all'avanguardia. Non importante.
e vi spiego perché. La tecnologia si presta allo sport quando è rilevante per lo sport. Non deve essere tecnologia a tutti i costi sempre, perché non è quello il punto. Ricordiamo che è uno sport praticamente medievale. Gente che sale sopra a cavalli meccanici a 300 all'ora, tutti insieme a mezzo metro l'uno dall'altro, o anche meno. Se il punto fosse la tecnologia, gli ingegneri potrebbero fare ricerca in altri modi. Non serve mandare gente di traverso alla San Donato. Noi, per quanto possibile, vogliamo vedere gente che va in moto, punto, nient'altro. Sport prima, tecnologia eventualmente poi. Attirare ricchi e famosi. Allora, parolaccia in arrivo. Questa, ragazzi, è merda che proviene dalla Formula 1. Glamour, celebrità, ricchi, famosi, del cazzo. Che c'entrano con le gare? Niente. Se uno ricco e famoso va a vedere una gara perché gli piace, andrà a vedere una gara. Finisce lì. Ma un VIP a spasso per la griglia non può essere la prerogativa per far guardare le gare a qualcuno. Ma come siamo messi? Avere vincitori differenti. E questa è un'altra variabile che in teoria non dovrebbe essere controllabile. E quindi perché ce lo chiede? Nessuna opinione. E te la riprendi in saccoccia. Attirare celebrità. Dovete soffocare. Viaggiare in luoghi esotici. Io, boh, ditemi voi cosa c'entra con le gare. Essere glamour. No, no e no. E non ho parole. Avere i più grandi costruttori del mondo. Molto importante. Gare emozionanti. Non vuol dire un cazzo, mi rifiuto di rispondere. Avere i piloti migliori. Molto importante. Avere le moto più veloci. 4. Essere pericolosa. Altra domanda da prenderli a schiaffi. Nessuna opinione. Avere un alto livello di competizione, molto generica, ma comunque 4, 5, boh. Attirare le società più grandi del mondo, ma chi se ne frega. Imprevedibilità, anche questo è a valle di quello che è controllabile, in teoria, e quindi non rispondo. Cosa associ di più alla MotoGP, altra roba utile solo ad allungare il report, andiamo avanti. E qui c'è l'ultima battaglia, questa è una battaglia. La MotoGP valuta costantemente nuove idee per aiutare a migliorare lo spettacolo dello sport. Valuta il tuo livello di accordo con le seguenti affermazioni sullo spettacolo della MotoGP. Pronti? Dovrebbero essere introdotte gare sprint che stabiliscono la griglia di partenza del GP. Andate a fanculo. No, fortemente in disaccordo. E aspetta che ve lo faccio anche ripetere da chi di dovere. If you see our face after Germany, how tired we are, I think qualifying is good because it's only a few laps. E poi, ragazzi, il capolavoro è un altro, perché le gare sprint neanche in Formula 1 le vogliono. La gente è stata chiara. Prima ce l'hanno messe per forza e adesso gli chiedono: le vorresti a tutti i gran premi? Meno 43%, manco per sogno. E adesso è arrivata la Dorna con la brillante idea: levati proprio da davanti. Tutti gli eventi MotoGP devono avere lo stesso format. Io qui non ho capito se sta parlando di MotoGP durante tutto l'arco dell'anno o le tre classi in uno stesso weekend. Perché un format di qualifiche diverso tra la MotoGP e la Moto3 potrebbe essere una buona idea, ma visto che la domanda è a cazzo, rispondo 5. E poi, attenzione, puntuale, arriva: preferirei avere gran premi con più gare, ma brevi. Io vi assicuro, ragazzi, che neanche me la ricordavo questa e l'avevo detta come battuta prima. Loro l'hanno messa come punto vero. Questo è un altro tentativo di deturpare lo sport. È proprio deficienza in full display. La risposta è che dovete esplodere. E poi via, a ruota, dovrebbero essere assegnati punti in qualifica. Ma per favore, le gare sono la domenica, punto. Dovrebbero essere assegnati punti per il giro veloce. Su questo sarei indifferente, se non fosse che con questo sistema di punteggio, se il secondo fa il giro veloce, la differenza tra primo e secondo sarebbero solo 4 punti, che è ridicolo, assurdo. Domanda generica, quindi fortemente in disaccordo. La MotoGP dovrebbe introdurre un regolamento per consentire più sorpassi. Io anche qui, come fai a rispondere a una domanda messa così? Cioè, stiamo parlando di togliere l'aerodinamica o di introdurre, che ne so, il DRS. Metto 4 con il cuore in mano, non lo so. La MotoGP dovrebbe lasciare i piloti liberi di correre con meno penalità per guida pericolosa. Amen. L'orario è buono. La MotoGP dovrebbe introdurre più gare in notturna sotto i fari, tipo Qatar, ma per carità. E una è anche troppo. Le regole della MotoGP per equilibrare le performance dei costruttori meno competitivi ha beneficiato lo sport. Quindi concessioni, e direi di sì, perché insieme ad altre cose hanno funzionato e l'Aprilia ne è la dimostrazione.
poi carburanti. Dovrebbe essere consentito più di un fornitore di pneumatici. Amen. Dovrebbe esserci più copertura per la MotoGP e meno per Moto2 e Moto3. Totalmente in disaccordo, anzi il contrario quasi. Si dovrebbe fare di più per incrementare il profilo e la fama dei piloti MotoGP. Totalmente in disaccordo, già fanno i giullari abbastanza. E su questa vi rimando anche al prossimo video. Le regole della MotoGP contribuiscono a creare una grande efficienza e performance nelle moto da MotoGP. Domanda per farsi complimenti da soli e io non rispondo, affanculo. La durata attuale delle gare in MotoGP è di circa 45 minuti. Quale sarebbe per te la distanza di gara ideale per la MotoGP? Altro tentativo di deturpare la MotoGP? La risposta giusta, che in questo caso vi consiglio di copiare, è 40-50 minuti. Poi ci sono domande sugli sponsor che a noi non ce ne sbatte niente. E all'ultimo c'è un quadro dove chiedono consigli.